una scolorina di panna, una colla di marshmallow, un quaderno di biscotti, una gomma di wafer. E tutte queste cose sono super size. Impara a creare materiale scolastico commestibile gigante nel nostro nuovo video. Sta piovendo plastica? Il nostro ansioso Stevie sta sgranocchiando tutte le penne che trova. I suoi denti riciclano la plastica davvero velocemente. Devo fermarlo subito! Un'idea lampeggia nella mente di Christy. Scambia la sua normale penna insipida con un grande lecca-lecca dolce. Mescola 60 ml d'acqua, 400 g di zucchero e 200 di sciroppo di mais. Cuoci per 7 minuti a fuoco medio. Aggiungi colorante alimentare blu. Indossa due paia di guanti, di maglia e in gomma. Versa il caramello pronto su un tappetino in silicone. Quando il caramello si raffredda leggermente, amalgamalo e allungalo per farlo riempire d'aria. Fai un lungo cilindro, questa è la base della penna. Fai la punta col caramello bianco. Forma una clip e un tappino quadrato per la penna allo stesso modo. Attacca i pezzi al corpo con caramello caldo. Rivesti la punta con polvere perlata commestibile. Stevie riceve una penna gigante. Niente male! Sicuramente ha un sapore migliore della plastica. Ora Steve può rosicchiare la penna gigante senza preoccuparsi per la sua salute, ma anche questa penna cade a pezzi quando Steve la morde con i suoi denti. Finisce la penna lecca-lecca e ne chiede ancora, ma Christy non ha più penne commestibili. Beh, Stevie dovrà tornare alla sua dieta a base di plastica. Christy sta facendo un collage. Di no ai normali stick di colla noiosi! Questa volta useremo un gigantesco stick di colla arcobaleno per gli amanti dello zucchero. Mescola 200 g di zucchero, 85 ml d'acqua e 100 g di sciroppo di mais. Cuoci per 5 minuti. Aggiungi 100 ml di acqua a 14 g di gelatina. Lascia riposare. E sciogli in microonde. Monta tre albumi con un mixer. Continua a montare e aggiungi lo sciroppo dolce e la gelatina sciolta. Dividi la miscela in tre parti, aggiungi colorante alimentare. Togli il fondo di un secchio di plastica e mettilo su un tavolo. E versa la miscela dolce colorata strato dopo strato. Lascia riposare. Taglia un cilindro con punte e un cerchio dal cartone ondulato. Incolla caldo per fare un tappo rotondo. Attacca il sottotorta d'oro a un pezzo di tubo isolante. Avvolgilo in un grande pezzo di carta. Fissa con nastro biadesivo. Il bordo deve essere più alto. Copri il fondo del tubo con una striscia di cartone ondulato. Attacca un foglio di gomma piuma alla parte principale del tubo. Mettici dentro il marshmallow colorato. Copri con il cappuccio. Steve è riuscito a malapena a portare la colla gigante a scuola. Apriamo l'arcobaleno! Christy vuole applicare la colla gigante sulla carta. Non penso proprio! È commestibile! Christy ha pronto il suo cucchiaio da dessert. Condividi la tua deliziosa colla, Steve! Christy è stata talmente rapita dal marshmallow che ha mangiato l'intera porzione della colla dal tubo. Grazie per la sorpresa! Il signor Sebastian sta facendo visita ai suoi nonni. Sua nonna vuole nutrire il suo adorato nipotino, proprio come tutte le nonnine del mondo. Ma ha bisogno di uno speciale menù per insegnante. A suo nonno, Sebastian Senior, non è permesso mangiare dolci. Rimettilo giù, vecchia talpa! Mentre la nonna sta preparando la colazione per l'insegnante, il nonno gli sta raccontando le ultime notizie. Alla fine la nonna tira fuori un regalo speciale. Sono una matita e un quaderno per un vero insegnante. Mescola 5 cucchiai di miele, 100 g di zucchero, un cucchiaino di noce moscata, cannella e mezzo cucchiaino di pimento.
Fai cuocere la miscela a fuoco basso mescolando per tutto il tempo. Metti un cucchiaino e mezzo di bicarbonato di sodio. Monta 200 g di burro con un mixer. Versa la miscela speziata. Continua a mescolare e aggiungi un uovo. Versa gradualmente 450 g di farina. Mescola l'impasto per ottenere una consistenza uniforme. Cospargi un tappetino con la farina. Fai una palla con l'impasto e refrigerala per un'ora. Tendi la pasta pronta in uno strato sottile. Ritaglia i pezzi di una grande matita e di un quaderno seguendo i modelli. Cuocili per 15 minuti a 150 gradi. Sciogli la glassa bianca in 3 contenitori separati. Aggiungi colorante alimentare. Colora i biscotti pronti con la glassa. Rivesti la punta della matita con il bianco, ma lascia lo spazio per la mina. Colora il corpo con il blu. Fai la parte superiore della gomma rosa. Aggiungi la mina nera. Di sicuro non puoi comprarli in una mensa scolastica. Grazie, nonna! E il nonno torna all'attacco! Prende il dolce quaderno, ma i suoi denti non sono buoni come un tempo. Copri il dolce quaderno con la glassa bianca. Quando si indurisce, traccia delle linee su di esso con un pennarello blu. Fai in modo che sembri carta a righe. Aggiungi un margine rosso. Ecco, tieni il quaderno. Il nonno ricorda di aver fatto kung fu quando era giovane. Rompe il quaderno rigido. Ai, che male! Il nonno stava per mordere un pezzo di biscotto, ma la nonna è di guardia. Niente dolci! Alla tua età lo zucchero fa male alla salute! La nonna sta cucinando qualcosa di delizioso. È una gigantesca scolorina dolce per il suo caro nipote. Metti il primer su un grande vasetto con coperchio. Incolla a caldo un grande bicchiere di plastica sul coperchio. Attacca un pennello di silicone all'interno. Attacca una grande etichetta per scolorina stampata al barattolo. Monta 480 g di panna con un mixer, aumentando gradualmente la velocità. Aggiungi 200 g di latte condensato e frusta il composto a bassa velocità. Versa la crema dolce nel barattolo. La nonna si distrae e lascia la cucina. Il nostro subdolo nonno è già qui a caccia di dolci. Gnam! Beve la dolce scolorina direttamente dal barattolo e viene beccato. Questa scolorina è per il nostro nipotino. Ha bisogno di energia prima di tornare al lavoro. Il signor Sebastian si sveglia da un sogno spaventoso. Fiu! Né il suo avido nonno né la sua terrificante nonna sono qui. Aspetta, cos'hanno i suoi studenti? È una gigantesca graffetta. Ancora! Cospargi un tappetino di silicone con la farina. Aggiungi colorante alimentare giallo alla pasta lievitata preconfezionata. Fai un lungo rotolo e trasformalo in una gigantesca graffetta. Cuoci per 15 minuti a 150 gradi. L'insegnante stropiccia gli occhi. È un altro sogno? La graffetta scompare misteriosamente. Meglio così. Ma gli studenti continuano a mangiare la gigantesca graffetta. Il nostro insegnante ha bisogno di una gomma. I suoi cari studenti arrivano subito in soccorso. Christy gli offre una gomma da cancellare normale e Stevie tira fuori una gomma da cancellare gigante fatta di wafer e pasta di zucchero. Metti insieme i wafer in 3 strati formando un rettangolo. Fai sciogliere la glassa al cioccolato e fissa le cialde insieme. Fai un taglio ad angolo per dargli la forma di una vera gomma. Copri l'intero pezzo con la glassa.
distribuisci la pasta di zucchero di due colori in uno strato sottile e avvolgi la base di wafer. Attacca una striscia di pasta di zucchero bianca attorno al perimetro. Scrivi la marca con un pennarello nero. Gli amici iniziano subito a discutere su chi abbia la gomma migliore. Il signor Sebastian dovrebbe risolvere la questione. Gli studenti gli danno entrambe le gomme da provare. Quella normale e quella dolce. Tornate ai vostri posti, così potrò valutare. Il signor Sebastian prova le gomme. Quella dolce è deliziosa e quella normale è più utile. È un pareggio. Ma ovviamente gli amici non sono contenti di questo risultato. Ti è piaciuto il nostro materiale scolastico gigante? Allora facci sapere nei commenti quale porterai in classe per merenda. E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per non perdere le nuove ricette per la scuola su TrumTrum.